Adesso ho 24 anni. Innanzitutto vorrei ringraziare l'Anna, la Martina e Stefano per aver organizzato questo incontro, anche perché alla fine, per quanto se ne parli tanto degli adolescenti, è importante fare comunque degli incontri dove si dà la possibilità di parlare a chi lavora per gli adolescenti, anche agli adolescenti stessi, perché stiamo parlando di persone, di esseri umani che hanno caratteri, hanno storie che hanno vissuto ed hanno anche esperienze che hanno vissuto e credo che il confronto e il parlare sia la cosa migliore perché come credo che anche per noi adolescenti certe situazioni non siano facili, è la stessa cosa anche per gli operatori che vanno a lavorare con gli adolescenti, anche perché un conto è lavorare con una macchina che sai che premi il tasto start e parte la macchina ed è tutto a posto, un conto è lavorare con un cervello che magari ha avuto certe esperienze. Io poi oggi volevo parlare, parlando appunto della mia storia, scusate il gioco di parole, perché nel mio caso, nel mio percorso, diciamo, dell'adolescenza e anche della neomaggiore età, in questo caso, gli operatori con cui ho avuto a che fare sono stati determinanti in modo positivo per la mia crescita, perché i miei problemi di adolescenza derivano invece dalla famiglia, dalla casa, perché pur avendo già i miei problemi di adolescenza, il paradosso è che vivevo anche un'adolescenza con un po' di responsabilità un po' più alte rispetto alla media di un ragazzo della mia età o di, comunque di un ragazzo che sta affrontando la neomaggiore età. Nel senso, io ho dovuto prendere la scelta di iniziare a vivere da solo a 19 anni, pur non essendo pronto mentalmente, pur non avendo, come dire, la famiglia su cui appoggiarmi economicamente, anche, diciamo, una piccola sicurezza economica. Come anche prima di prendere questa scelta, nei primi anni delle superiori, ho appunto incontrato certi operatori come l'Anna o come Stefano, avevo sempre questa problematica della responsabilità in più. E credo che forse il segreto di tutto questo sia stato proprio il discorso di essere umani, di essere l'umanità. Ok, io sì, Anna, sono educatore e Esdras è il mio assistito educato, però devo cercare prima di capire perché Esdras magari fa queste scelte o fa queste cose sbagliate, senza arrivare ai pregiudizi che appunto gli adolescenti fanno così, cioè perché devono fare così, perché comunque non capiscono niente, perché alla fine ogni persona, come ripeto, ha la sua esperienza, la sua storia e anche il carattere che porta ovviamente ad affrontare delle cose. Delle volte l'adolescenza non vuol dire che si è maturi per forza per poter affrontare certe cose, magari serve qualcuno dall'esterno, con i modi giusti, ti faccia capire, guarda, Esdras, capisco che tu hai questi problemi, ma forse magari per affrontare questi problemi puoi provare a fare questo. Io, per esempio, grazie alla mia esperienza delle comunità, ho iniziato un percorso con il calcio che poi mi ha portato a scoprire questa nuova passione come allenatore e a mia volta lavorare anche con ragazzi, con bambini, usando magari anche come esperienza la mia vita stessa per aiutare in loro situazioni difficoltose. E oltre a questo, scusate un attimo. oltre a questo, comunque, come dire, io sono cresciuto in un ambiente dove, diciamo, non ho avuto le figure che dovrebbero avere, che nella normalità avrebbero tutti, come può essere il padre, come avere la madre. Io sono cresciuto con i miei nonni e poi c'è stato il periodo dell'inizio dell'adolescenza dove sono rimasto solo con mio nonno. Purtroppo c'è stato un problema perché, comunque, come sappiamo, anche certi adulti che magari partono di pregiudizi sugli adolescenti, da un lato forse li capisco un po', perché alla fine è vero che anche loro sono stati adolescenti, però dobbiamo ricordarci che il tempo va avanti, perciò cambiano le epoche, perciò come è stato adolescente Stefano e le problematiche che ha avuto da adolescente Stefano, che ora è un po' vecchio, non sono le stesse problematiche che posso avere io, Esdras, che ho avuto la mia adolescenza nel 2016, nel 2017, nel 2018, quello che è. E però aver appunto incontrato delle persone esterne dalla mia casa mi ha sempre dato questo coraggio, comunque, pur avendo delle situazioni particolari, perché comunque adesso nomino loro a livello di comunità, ma potrei nominare anche, per esempio, l'assistente sociale che ho avuto in questi anni, che è anche presente qua, tra l'altro, che mi è stata molto d'aiuto. E in certe occasioni dove ho fatto degli errori di gioventù, ha affrontato la cosa non tanto da assistente sociale, ok, perché tu hai fatto questo errore, ti dobbiamo punire, ma cerchiamo di capire, Esdras, perché stai facendo così? Perché alla fine
essendo cresciuto anche in un ambiente, tra virgolette, una persona con un carattere un po' duro, per quanto in realtà gli volessi tanto bene, per quanto poi col tempo anch'io crescendo ho capito che magari certi atteggiamenti erano dovuti anche magari per come ha passato lui la sua adolescenza e per come è cresciuto lui nel suo ambiente, avere diciamo questa apertura, questa possibilità di dialogare mi ha sempre aiutato, come dire, a riflettere anche, a prendere delle scelte ponderate. Perciò, pur avendo avuto tante difficoltà che non entrerò in merito, mi sento comunque fortunato allo stesso tempo, perché comunque la mia sfortuna è stata la mia fortuna che mi ha portato ad incontrare delle persone che tuttora, anche se ho 24 anni e abito in Francia, tengo i contatti, che sono delle persone che rispetto quasi come se fossero dei miei familiari, perché anche se non sembra Stefano, se mi sgrida, cioè come se mi sgridasse mio papà, e lo accetto a testa bassa, perché appunto ha fatto così tante cose per me. Non solo a livello di aiuti che possono essere sociali, ma proprio anche nel parlare, nel dialogo. Soprattutto io, che anche sono grande e grosso, sono sempre stata una persona, come dire, molto sulle sue, che i traumi li accetta in silenzio, sta chiuso, fa finta di niente. E perciò quando vedo qualcuno che mi porge la mano, senza che glielo chiedo, senza che dica niente, che riesce a leggere comunque tra le righe, che magari Esdras in questo periodo va male a scuola, perché in realtà ha dei problemi a casa, dei pensieri che sono oltre ai dubbi che può avere un adolescente, a me aiutava in questi momenti. Infatti, comunque, pur avendo sempre queste difficoltà, le mie soddisfazioni ho potuto togliermele, perché, per esempio, avendo iniziato con loro questo progetto del calcio, ho avuto modo, comunque, pur essendo giovane, di poter allenare in società professionistiche come il Chievo, l'Hellas Verona. Ho avuto la possibilità, comunque, di andare in Francia, perché comunque lì avevo la famiglia, e comunque avere questa sicurezza che ho acquisito poi grazie alle mie esperienze. Comunque sono arrivato lì in Francia, che mi sono trasferito in gennaio, e dopo comunque un mese sono riuscito anche lì a togliermi le mie soddisfazioni. Però se appunto non avessi trovato questa umanità tra gli operatori con cui ho lavorato, che come ripeto non sono solo le comunità, ma possono essere anche gli assistenti sociali, anche le professoresse a scuola, io sono stato anche fortunato a scuola da questo punto di vista, perché ovviamente avendo delle situazioni così instabili a casa, con delle responsabilità più alte, ne risentivano anche le cose, diciamo, di tutti i giorni. Perciò c'erano dei periodi dove magari a scuola non ci andavo. Però non è che non ci andavo perché volevo fare la bella vita con i miei amici, andare a fare l'aperitivo a Via Mazzini, ma magari non andavo a scuola, però stavo chiuso in casa da solo, magari a piangere, a pensare a tutti i problemi che potevo avere, ma perché appunto c'era questa solitudine fisica a casa e questo poco dialogo a casa, poi non dovuto magari perché chi avevo a casa era cattivo, perché appunto delle volte nella vita succedono delle situazioni che non scegliamo e delle volte purtroppo, come è successo anche magari a mio nonno, capita che lascia dei buchi con la persona con cui stai interagendo, magari va a interpretare male delle cose. E infatti io, la mia testimonianza di oggi, più che spiegare un po' la mia vita, quello che è passato, più per dire che alla fine, cioè, voi operatori fate un lavoro davvero che non è facile, però nel senso avete a che fare con, diciamo, degli adolescenti che perciò stanno per aprire la porta per diventare adulti e poi saranno anche quelli che tra virgolette manderanno avanti la società quando magari voi andrete in pensione, magari un giorno al posto di Stefano ci possa essere io. Ci posso essere io, perciò, sì. Grazie. Perciò quello che vorrei dire è, nel senso, oltre ai ruoli per cui abbiamo studiato, cerchiamo il dialogo con questi ragazzi, cerchiamo l'umanità con questi ragazzi e cerchiamo soprattutto di capire perché delle volte quel pizzico in più di umanità può essere determinante nel futuro successivo di questa persona. E con questo non ho nulla altro da aggiungere. Scusate le offese per l'età. Poi, sicuramente, siccome comunque ho avuto l'occasione di comparare la Francia anche a livello diplomatico e gioventù, ci sta che vengano studiate queste cose, perché ovviamente ogni stato, in base alle problematiche sociali, comporta che anche gli adolescenti stessi, perché comunque le problematiche che ho potuto vivere io, trovare da altri adolescenti qua, sono problematiche molto diverse rispetto a quelle che ho trovato magari in Francia, perché ovviamente da posto a posto la situazione cambia anche. E perciò, nel senso, devo solo condividere questo piccolo momento con voi. Grazie per l'attenzione.